Buona domenica 11 giugno. Risollecito a essere presenti ai dialoghi alcologici di mercoledì 14 giugno, nei quali affronteremo sì il tema dell'alcologia, ma in una prospettiva aperta alla dimensione umana, nella sua multidimensionalità espressiva, fatta di risorse negate il più delle volte, e anche di sofferenze, di gioia, di condivisione. Sapete che l'evento viene fatto il 14 di giugno perché è il giorno della nascita di Tiziana Codenotti, che ci ha lasciato circa 6 mesi fa, ma che ci ha invitato a perseverare nel cammino che ha condiviso con noi e noi abbiamo condiviso con lei. Quindi continueremo nel corso degli anni questa fedeltà nell'amicizia, nella dimensione dell'amore, e l'occasione del suo compleanno è l'inizio di un cammino di speranza, di un cammino di liberazione, anche semplicemente partendo dalle questioni alcologiche, pertanto o online oppure in presenza. Sarebbe bello ovviamente manifestare in tanti la propria presenza e mi rendo conto che mercoledì è giorno lavorativo, per cui per molti non sarà facile, però poi renderemo disponibile la registrazione dell'evento. Ma un'altra ragione per venire è quella anche di condividere la dimensione conviviale, perché nella nostra interpretazione ed esperienza del vissuto del club, c'è sempre spazio per la convivialità, il condividere il pane, il cibo, fatto con amore, da parte delle persone che si mettono al servizio. Essere servitori insegnanti significa anche porsi nella prospettiva di servire nel nutrimento, tenendo conto delle esigenze di nostra madre terra, sì, perché nella filiera alimentare vi è anche il rischio, in questo tempo della potenza della tecnica, di mettere in discussione l'armonia e l'equilibrio della vita su questo pianeta. Quindi dobbiamo sempre essere molto attenti quando mangiamo, soprattutto noi che abitiamo la parte più ricca del pianeta, sovrabbondante di cibo, tanto che ne gettiamo via fin troppo, mentre un'altra parte è molto carente di cibo. La questione del cibo, del nutrimento, dell'essere sostanzialmente carne, carne e spirito, intrecciati inscindibilmente. E questo mi porta a proporre una riflessione questa mattina, che è domenica, tramite la lettura del Vangelo di oggi. Oggi per cristiani è il Corpus Domini, una festa che è stata introdotta, mi pare, nel XIII secolo, come ci ricorda Enzo Bianchi nel suo commento, e che parla appunto del corpo e del sangue di Gesù. La parola che si è fatta carne, il Dio che si è fatto uomo e che abita in mezzo a noi. Un grande mistero che mette in evidenza come molto spesso noi delle divinità facciamo semplicemente il rispecchiamento del nostro modo di essere, facciamo le divinità la precettistica religiosa, come espressione del nostro desiderio di diventare noi stessi divinità, creatori. Occupiamo le terre degli altri. Non riusciamo a condividere la realtà che mette in evidenza come siamo abitanti di uno stesso pianeta. Non ci sono patrie, non c'è un Dio astratto, precettistico e moralista, non c'è famiglia chiusa in se stessa. Dio, patria e famiglia sarà un tema che affronteremo anche nel seminario di domenica prossima, il 18 di giugno. Quella terribile triade di usurpazione di concetti fondamentali nell'esistenza umana, la questione della trascendenza, la questione della relazionalità evolutiva che è la famiglia.
che parla delle nostre disponibilità a vivere l'intensità affettiva, evolutivamente però non chiusa in noi stessi. Quella famiglia chiusa in se stessa rappresenta una sorta di luogo di alienazione e poi la patria. Ma per carità, siamo tutti figli e figlie della stessa genealogia. Homo sapiens, ricordiamocelo tutti i giorni, dovremmo ripetercelo e anche queste riflessioni dovrebbero essere inclini a ricordare questo. Noi siamo provvisori pellegrini su questa terra. Ecco, questi sono gli elementi sui quali il Vangelo di oggi ci aiuta a riflettere, sia che siamo credenti o non credenti, poi non so che cosa significhi. Essere credente o non essere credente. Siamo semplicemente degli esseri umani i quali sono dotati di ragione, emozione, sentimenti, istinti, coscienza, della quale ben poco sappiamo. Abbiamo alcune tracce della coscienza. Noi stessi, quando ci svegliamo al mattino, ci guardiamo allo specchio, diventiamo consapevoli di noi stessi. Ma se qualcuno ci chiede che cosa sia la coscienza, non lo sappiamo. Anche gli scienziati, in fondo, formulano ipotesi interpretative di ciò che sia la coscienza, ma di fatto non hanno mai elaborato una definizione assoluta di che cosa sia la coscienza. Eppure questo è un tratto fondamentale della nostra esistenza, a volte addirittura è un ingombro perché la coscienza talvolta ci richiama il passato, nel quale forse abbiamo fatto qualche errore e quindi diventano colpe impresse nella coscienza. Pensiamo di aver subito dei torti e quindi autogiustifichiamo la nostra incapacità di vivere, accettando le condizioni date e proiettandoci verso un cammino di crescita e maturazione evolutiva. Se non accettiamo la realtà per quella che è, e non ci soffermiamo ovviamente nell'assolutizzazione del presente della realtà, rischiamo di rimanere bloccati. La gran parte della sintomatologia psichiatrica è espressione di un blocco esistenziale, evolutivo, sia che si tratti di sintomi ideativi, ma anche sentimentali, emozionali. Prorompenza della dimensione istintuale che cerca costantemente la gratificazione, complesso quadro nel quale dobbiamo essere capaci di discernere il senso stesso della nostra esistenza. Ma oggi mi limito appunto a leggere questo brano del Vangelo che parla del corpo del Signore, il corpo. Il cristianesimo, per certi aspetti, non sembra neppure una religione. Pertanto, se la distinzione credenti e non credenti ha il preciso significato di distinguere tra chi è religioso e chi no, ebbene il cristianesimo ci pone dentro una sfida profonda che parla della nostra visione, del nostro essere Homo sapiens, che vive nella vastità dell'universo. E che deve avere coscienza di essere semplicemente un frammento in questo universo e su questa nostra madre terra anche noi siamo frammenti, significativi e insignificanti allo stesso tempo, significativi perché ognuno di noi ha in sé la sacralità dell'esistenza umana. Qui vi è la grande significatività di ogni persona, come potenzialità di attingere alla dimensione del sacro con atteggiamento contemplativo. Poi dobbiamo anche accettare di non essere un granché, di essere transitori. Questo non significa non attrezzarci per essere costantemente attenti all'etica, al rispetto dell'altro nel quale si incarna la dignità umana, che è nella trascendenza di un Dio che è immanente e che è l'essenza stessa della vita. Ecco,
Vita e natura sono i due elementi attraverso i quali stiamo costruendo la sequenza delle lezioni della scuola primaria. Vita e natura parlano il linguaggio dell'ecologia sociale antropospirituale. Parlano di come noi dovremmo porci nei confronti anche dei momenti difficili dell'esistenza. È su questi temi che possiamo ritrovare il senso profondo dell'insegnamento anche udoliniano, il quale giustamente e progressivamente ha portato il sistema dei club da una dimensione sostanzialmente medicalizzata, e facciamo attenzione su questo, quella medicalizzazione aveva anche una funzione liberante, perché siamo passati da considerare l'alcolista il matto come sostanzialmente una persona cattiva, viziosa, da emarginare, da mettere da parte, da magari rinchiudere in qualche manicomio. E ci sono ancora forze politiche che ritengono che sia urgente ricostituire i manicomi, forse in forma diversa, ma la sostanza non cambia. Ebbene, affermare che fosse una malattia, la questione molto complessa della follia e dell'alcolismo. L'alcolismo rappresenta l'espressione massima della complessità della follia, perché è una modificazione dello stato di coscienza. E la follia è una modificazione dello stato di coscienza che potenzialmente è presente in ciascuno di noi. Non sappiamo definirla, come ci ricorda Franco Basaglia. Infatti, vedete, nella locandina che annuncia il convegno, chiamiamolo così, di mercoledì prossimo, Dialoghi Alcologici, c'è la fotografia di Franco Basaglia, di Vladimir Udolin e poi c'è una fotografia della Basilica di San Francesco ad Assisi, quella splendida opera architettonica che conserva in sé il corpo di Francesco. Tre elementi: la liberazione dei matti, la dimensione dell'approfondimento della condizione esistenziale fatta da Vladimir Udolin, che passerà dal concetto di malattia, che rimane sempre un aspetto da approfondire e da superare costantemente. È troppo facile liquidare la questione della cosiddetta devianza attraverso la categoria medica, ma è un necessario passaggio che Udolin stesso ha fatto, sì, perché agli inizi, quando Udolin viene nel nostro paese, afferma che l'alcolismo è una malattia della famiglia, perché sa benissimo che nella cultura esistente, anche nel campo medico, l'alcolismo e la follia sono trattati come luoghi che necessitano il controllo sociale, non la cura e il rispetto della persona indipendentemente da ciò che fa. La sacralità che è potenzialmente in ogni persona viene rispettata anche se quella persona è folle e intossicata. Grande provocazione che poi noi troviamo nell'insegnamento di Francesco d'Assisi. E non è un caso che Vladimir Udolin, insieme a padre Danilo Salezze, danno vita a quell'evento straordinario che è il congresso di Assisi a metà di maggio, da 31 anni, nel quale si affrontano le tematiche dell'ecologia sociale e antropospirituale. Vedete tutti elementi che parlano all'umanità intera, indipendentemente che una persona si dichiari credente o non credente. In ogni caso, tutti siamo chiamati a fare i conti con il mistero della vita. Dunque, provo a leggervi con tutta la difficoltà legata al mio deficit visivo, ma sapete, gli strumenti ci permettono di allargare la dimensione delle parole in modo che anch'io, ipovedente, possa vedere. Certo, questo rallenta e rende piuttosto tentennante la fluidità della lettura. Quindi vi chiedo di portare pazienza, perché non solo leggerò il brano del Vangelo di oggi, ma anche alcuni passaggi dell'interpretazione che ne fa Enzo Bianchi.
In quel tempo, è il Vangelo di Giovanni, in quel tempo Gesù disse alla folla: Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Il pane, attenzione, non è una divinità potente fatta di eserciti. Quante volte l'umanità si è inventata divinità che benediscono le armi? Pensate a quello che è accaduto nella Chiesa ortodossa russa recentemente, dove il capo si fa alleato di Vladimir Putin, perché anche lui è intriso dalla seduzione della potenza, del potere, del denaro. No, qui abbiamo io sono il pane vivo, il pane. Tra gli alimenti uno dei più semplici, il più essenziale, il più simbolicamente rappresentativo della necessità che ogni essere umano ha di essere nutrito. Il pane disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Frase straordinaria, che può essere letta sia in senso religioso che laico. La mia carne è per la vita del mondo, che significa che noi concretamente nella nostra carne dobbiamo destinare il nostro impegno al servizio della vita del mondo. Ogni membro di club è in fondo servitore. Studente allo stesso tempo, anche colui il quale si definisce servitore insegnante, non dimentichi mai che è anche uno studente, cioè in un costante tragitto di apprendimento. Sarebbe bello che noi trasformassimo il servitore insegnante in servitore studente. Non è una bella espressione, ma rappresenterebbe in maniera più efficace la funzione che ognuno ha nel club, quello di essere al servizio della vita del mondo, apprendendo poi contemporaneamente dal mondo stesso quale sia la strada da percorrere in una prospettiva ecologica. Allora i giudei si misero a discutere aspramente tra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Scandalo, scandalo, immagino quanto scandalo susciterà la lettura di questo brano del Vangelo in quanti orgogli, da parte di quanti si sentono fieramente laici. E poi in fondo sono bigotti quanto coloro i quali definendosi credenti, supponenti. Poi alla fine sono sostanzialmente autoreferenziali, quindi il bigottismo è sotteso come potenzialità e come rischio sia nella dimensione laica che religiosa. Gesù disse loro: in verità io vi dico, se uno mangia la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita, è nella carne, nell'incontro dei corpi, che si genera la prospettiva di salvezza e di liberazione. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ecco, questo è un passaggio straordinario che ci porta a un'altra tematica da approfondire. Vita e natura significa fare i conti anche con la questione della morte. La vita nella sua perseverante presenza è più forte della morte, ma la morte è un accadimento che ognuno di noi conosce. Non è la fine di tutto. Noi incarniamo la vita nel nostro percorso, più o meno lungo, e quel tratto di esistenza che è infinitesimale rispetto alla vastità del tempo dell'universo è un'occasione straordinaria per manifestare e testimoniare il nostro amore per la vita. Se noi facessimo questo, non ci sarebbero più guerre,
Non ci sarebbe più ingiustizia perché l'ingiustizia è generata da un desiderio insano di possedere e di non condividere. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e lo risusciterò, ricordiamocelo molto bene, nell'ultimo giorno. Che cosa sia questo ultimo giorno? Non lo sappiamo. E quindi questo brano è fatto di tante cose che non sappiamo e ci chiama alla dimensione della contemplazione, perché la mia carne è vero cibo, il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me, io in lui, come il Padre che ha la vita. Attenzione, il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, vive per la vita che il Padre ha. Così anche colui che mangia me vivrà per me. L'incarnazione della vita alla sequela di Gesù. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno, cioè entrerà nel fluire della vita. E qui Enzo Bianchi ci ricorda che la Chiesa celebra oggi la festa del Corpus Domini, un'altra festa teologica dogmatica. Vi ho fatto questa lettura sapendo che chi ascolta non è necessariamente credente, cristiano. Può appartenere ad altre religioni, può essere semplicemente non credente, fieramente laico. E qui una lettura che ho fatto e che riguarda la dimensione teologica dogmatica, istituita nel XIII secolo per affermare la dottrina eucaristica contro quanti la interpretavano in modo non conforme alla Chiesa romana. Il nuovo ordine liturgico ha mantenuto questa festa, che diventa così l'occasione per comprendere maggiormente il mistero grande dell'Eucaristia e per adorare il corpo e il sangue del Signore, quel corpo che Egli ha dato e quel sangue che ha versato per tutta l'umanità, avendola amata fino all'estremo. Guardate, qui siamo al cuore del messaggio evangelico, che noi poi magari riduciamo semplicemente nella festicciola per la prima comunione, nella quale tutto questo viene messo totalmente in ombra. E questo ci deve portare a riflettere profondamente relativamente a questo mistero. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, il pane disceso dal cielo. Dal cielo non nasce una dimensione della potenza militare o di un ordine morale che ha disprezzo per la diversità degli altri, per le diverse, per esempio, inclinazioni sessuali degli esseri umani, cioè quel moralismo bigotto, il quale afferma che in nome del cristianesimo si oppone ai diritti delle persone che hanno una diversa inclinazione sessuale. Ve la siete inventata. Volete erigere confini per impedire che altre religioni entrino. Ve lo siete inventato. Tutto questo con il cristianesimo non c'entra nulla. Non abbiamo bisogno di difensori della civiltà cristiana che chiude porti e si comporta in modo diametralmente opposto all'insegnamento evangelico. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Gli ascoltatori di allora sono rimandati da Gesù non a qualcosa con carattere
di straordinarietà, di grandezza, di forza e neppure di precettistica, ma all'umile realtà del pane che ognuno mangia, ci ricorda Enzo Bianchi, quotidianamente per sostenersi e che molti devono cercare, a volte addirittura mendicare nella loro povertà il pane, questo cibo umile e semplice, ma che è il simbolo della vita. Non andiamo a cercare il simbolo della vita, così come fanno certi movimenti moralistici, i quali ritengono di essere gli interpreti autentici della vita, il movimento per la vita. Ma per carità, non abbiamo bisogno di un movimento, abbiamo bisogno di una testimonianza di ciascuno, di rispetto della vita. Non possiamo creare delle nicchie entro le quali difendiamo la vita e poi ci alleiamo con coloro i quali hanno disprezzo per la vita, respingendo le persone che cercano disperatamente la vita approdando alle nostre coste. L'alleanza folle tra coloro i quali appunto si fanno promotori della vita e poi chiudono gli occhi di fronte all'arroganza e all'ingiustizia sociale, perché anche l'assecondare la sete di denaro dei ricchi, favorendoli relativamente alla necessità che contribuiscano al bene comune, significa disprezzo per la vita. Perché l'immiserimento della grande maggioranza della popolazione significa mettere a repentaglio la vita. Ricordo che negli anni Ottanta vi fu in Inghilterra una ricerca epidemiologica nella quale si dimostrava che la prima causa di morte era la povertà, la indisponibilità dei mezzi per le persone che vivevano sotto un certo reddito. Allora, se proprio così tanto amate la vita, non costruite alleanze con quanti chiudono porti, respingono i disperati della terra, con quanti immiseriscono i sistemi sanitari, che sono un bene comune, i sistemi educativi, che sono un bene comune. Fate semplicemente, quando vi definite movimento della vita, una ciarlataneria ideologica sciocca, che viene messa totalmente in discussione proprio dalle vostre alleanze. Scusate se la butto in politica, ma noi siamo fatti anche concretamente di politica, eh? Del cibo necessario per vivere. Gesù va proprio a questa realtà necessaria di uomo, ma semplice e umile per rivelare qualcosa di sé per significare il dono a noi di se stesso, altro elemento fondamentale. Vogliamo essere testimoni di Gesù? Siamo pronti a donare noi stessi, come ha fatto lui, per la salvezza di tutta l'umanità, di tutto il mondo, della natura. Gesù dice che egli stesso è pane. Un pane per la vita, un pane vivo che non viene dagli uomini, che gli uomini non possono darsi, ma viene dal cielo, da Dio. Un invito alla trascendenza e non all'autoreferenzialità moralistica. Un pane per la vita eterna, che è comunione con Dio, vita per sempre con Dio. Per chi non è credente, ha una certa riluttanza a esprimere la parola Dio. Chiami vita, chiami natura, chiami come gli pare, ma prenda coscienza che c'è qualcosa che va oltre noi stessi e che dobbiamo liberarci tutti, credenti e non credenti, dall'egocentralità e dalla ego ed autoreferenzialità. Partendo Partecipazione definitiva al suo amore. Ma, scusate, nel quarto Vangelo
questo pane chiamato nei sinottici corpo, pane e corpo. Vi è una sinonimia tra pane e corpo, è indicato come carne, che in senso biblico non è la sostanza fisica del corpo umano, ma è la totalità dell'essere vivente. Qui troviamo un punto fondamentale, la totalità dell'essere vivente, che non può essere scisso in mente e corpo. È una totalità dell'essere vivente che ha sì un codice genetico, ma anche un rapporto con la natura e con l'ambiente che ci porta alla dimensione epigenetica, alla coevoluzione. È appassionante veramente leggere questi brani del Vangelo commentati in una maniera così contemplativa e intensa. L'intera persona umana, tutta la vita di Gesù è dunque nel pane che egli ci dona attraverso la sua esistenza spesa nell'amore. Ma noi siamo pronti, anche noi dei club, che diciamo che il club è la sfaccettatura dell'amore, passione erotica, amicizia, convivialità. Ma siamo pronti a testimoniare questo anche nella dimensione associativa. E Gesù ci testimonia che il suo amore per l'umanità va fino alla morte in croce. È risuscitata dal Padre nella potenza dello Spirito Santo, questa dinamica misteriosa della vita. Ecco perché Gesù dice: Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne, perché il mondo viva. Non dobbiamo stare nell'astrazione, ma nella concretezza dell'azione, in una esperienza che si fa concreta disponibilità a essere al servizio del prossimo. Questo dovrebbe essere il credo. Solo sono parole che dobbiamo contemplare, ci ricorda Enzo Bianchi, non spiegare, perché non riusciamo a comprendere la pienezza. Se noi vogliamo vivere della vita vera e piena, non solo della nostra vita biologica che va verso la morte, dobbiamo mangiare il pane che Gesù ci offre, cioè se stesso. Essere testimoni di questa azione, tutta la sua vita, tutta la sua azione, tutte le sue parole, dalla nascita a Betlemme fino alla morte di croce, tutto è innestato nella vita del figlio, da sempre e per sempre nel seno del padre, cioè nella appartenenza, non nel possedere. E perciò è vita eterna che viene offerta a noi, se siamo in ricerca, affamati di questa vita. Attenzione, ci ricorda Enzo Bianchi, questa vita non è solo vita divina, in vista di una divinazione, ma è anche innanzitutto la vita umana di Gesù, la vita da lui vissuta nella carne fragile e mortale, che aveva assunto nascendo dalla Vergine Maria, quella vita umana vissuta in questo mondo per amore di noi umani, vita di un uomo che la spesa, consumata fino alla morte di croce, è per noi cibo di vita per sempre. Non mi dilungo ancora a lungo in questo commento che potrete trovare e leggere con profonde riflessioni nel blog di Enzo Bianchi. Ci sono tanti altri argomenti da approfondire, ma oggi facciamo sì che questa festa, che è per i cristiani il Corpus Domini, diventi una festa universale nella quale riscopriamo la nostra umanità da contemplare nel mistero. E nel contemplare nel mistero facciamoci testimoni
di essere autenticamente esploratori della vita, studenti della vita al servizio reciproco nella prossimità, incontrando l'altro nella sua molteplicità espressiva, nella sua diversità, cogliamo l'essenza della vita che è eterna, che ci precede e sarà dopo di noi, rispetto alla quale noi siamo chiamati, come pellegrini su questa terra, a testimoniare la nostra disponibilità di lottare per la giustizia nella dimensione dell'amore. Buona giornata a tutti.